Salve a tutti, benvenuti, bentornati. Come sempre invito a iscriverci un like, condividere, commentare. Centro servizio per il cittadino o qualche cosa del genere. Una nuova truffa, ed è una truffa che ha segnalato la Polizia di Stato. In questi giorni gira un SMS in cui si invita a contattare un numero, un 892, per richiamare questo centro di servizio per il cittadino. Non è una comunicazione ufficiale, non è qualcosa legato al reddito di cittadinanza, all'INPS e altro, però i truffatori ci sanno fare e quindi stanno sfruttando un momento in cui è arrivato un SMS di notifica con la sospensione del reddito di cittadinanza, per confondere un pochettino le idee e far chiamare un numero a pagamento. È una truffa. La Polizia di Stato sta mettendo in guardia i cittadini, diffondendo questa notizia di questa truffa tramite i canali social, tramite Twitter, tramite Facebook, tramite Instagram. E diffondete questa notizia di questo tentativo di truffa. Quindi, se vi arriva un SMS con scritto centro assistenza cittadino chiama 892 o un altro numero che comincia con l'8 che non sia seguito da 20, quindi 800 è un numero verde, ma se è un numero a tariffazione speciale, non chiamate, per maggior sicurezza potete copiare l'SMS, incollarlo sulla stringa di ricerca di Google e vedrete che vi appariranno tantissimi risultati che vi riportano a tentativi di truffa. Quindi condividete, colgo l'occasione in chiusura di iscrivervi, lasciare un like, condividere e commentare, soprattutto di iscrivervi perché solo il 10% circa di chi guarda un mio video è iscritto. Perché è importante l'iscrizione al canale, attivare le notifiche? Perché a voi non costa nulla, per me significa accrescere la community. In napoletano si dice basta poco che ci vuole, ovvero basta poco che ci vuole. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.